Benvenuti o bentornati nel mio canale. Questa è la seconda parte del programma per la simulazione dell'allarme di casa. La prima parte, se l'avete visto, si occupava solo del creare il programma per il PLC. Questa volta useremo il WinCC per la creazione del pannello HMI. Ma andiamo a programmare il nostro pannello. Eccoci nel TiaPorta, lo vado a prendere la pagina base. Vado a creare un po' di spazio spostando, chiudendo questa parte della finestra. Vado a prendere le grafiche. Grafiche WinCC, questo momentaneamente le riduco. E vado a prendere gli oggetti che mi servono sulle grafiche. Ad esempio, mi serve quello che è la nostra casa. Vado su cartelle grafiche WinCC, equipaggiamento, infrastrutture, ovviamente su building. Andiamo a prendere il nostro monolocale. Ce ne ho due, questa mi sembra più carina. Vado anche ad allargarla. Ecco, dopo aver inserito questo oggetto, adesso questa grafica ha la sua porta, ma questa è una porta statica, non si muove, quindi mi servono delle porte che si possano aprire, altrimenti che porta sia? Che porta è? Le porte le trovo su qua, architectural, e guardate che mi trovo la porta chiusa e la porta aperta, mi trovo le due coppie. Per adesso sto fermo così perché adesso dobbiamo creare una lista di grafiche. Lista, quella è un elenco di grafiche, quindi riapro il menu dispositivi, vado su elenchi, grafici, grafiche, testi. Ecco, elenchi di grafiche, vado ad aggiungere il nome del mio elenco grafico. Con molta fantasia, non è elenco grafico, lo chiamo porte. Come valore del campo possiamo vedere che ho bit 01, sì, perché la porta è aperta e chiusa, non è che abbia tante scelte. Qui devo andare ad aggiungere i due stati, quando la porta è chiusa. Vado a scegliere la grafica, questa è quella, ecco, quando è chiusa mi serve questa qui. Quando è aperta, ovviamente questa qua. Ottimo. Chiudo l'elenco delle grafiche. Dopo aver tolto le due porte dal pannello, dobbiamo andare a mettere un oggetto che servirà a farci vedere la grafica, ed è questo oggetto qua che si chiama campo input output grafico. Vediamo come andarlo a preparare. Andiamo a cercare le proprietà dell'oggetto. Proprietà sulla scheda proprietà generale, andiamo a cercare la variabile da assegnare a questo oggetto ed è la porta on-off. Dove sei porta on-off? Eccola qua. Sposto un attimo la finestra. Oltre alla variabile, devo andare ad indicare se è un ingresso o un'uscita. Questo qui lo
ovviamente un'uscita perché viene comandata, e poi devo assegnare a quale elenco delle grafiche appartiene. Ovviamente abbiamo solo le porte. Ok. Eccola, questa qua è una porta un po' espansa. Adesso la mettiamo da questa parte, facciamo in modo che ecco, come vedete c'è un bordo bianco, quindi vabbè, cerchiamo di andare sulla conformazione e dirgli che il colore trasparente, così non si vede. Ok, vediamo se va bene. Sì, dai, più o meno. Casomai poi chiamerò il mio amico falegname e lo faccio aggiustare. O troppo grande, non lo chiamo il falegname, lo faccio da solo. Ecco qua, e abbiamo organizzato la nostra porta. Un altro oggetto che ci servirà è un LED che si accende quando è inserito l'allarme. Fa capire che abbiamo l'allarme. Per adesso lo lascio così grande, poi andiamo a ridimensionarlo. Proprietà di questo oggetto. Su questo oggetto devo andare non su proprietà, ma su animazione, e su aggiungi una nuova animazione. Devo lavorare sul formato, sulla conformazione di questo oggetto. Questo oggetto a che cosa dobbiamo associarlo? Alla variabile, su tabella delle variabili che abbiamo chiamato quando l'allarme è attivato. Ok? Qui sull'area bisogna mettere i due stati. Il colore quando non è attivo, e quindi posso lasciare blu. Beh. E quando è attivato mettiamo un rosso. Ok, come proprietà c'è già il suo colore iniziale, vogliamo metterlo direttamente in verde anche in questo momento. Adesso andiamo a regolare a ridimensionare il nostro oggettino. A posto, abbiamo quindi risolto anche questa situazione. Bene, adesso è il momento di mettere i pulsantini che serviranno per inserire l'allarme. Prendo questo oggetto, un pulsante, vado un attimo a ridimensionarlo se ci riesco, eccolo qua, lo facciamo così, e adesso vado sulle proprietà dell'oggetto cliccando due volte oppure tasto destro, proprietà. Bene. Vado sul eventi perché questo è un evento che devo creare e vado su premi. Quando premo deve accadere qualche cosa. Aggiungo la funzione, chi ha visto altri miei video sa come funziona questa parte. Su elaborazione di bit, gli dico imposta bit con tasto attivato perché questo significa che diventa un comando monostabile, solo nel momento in cui è premuto il comando viene attivato. A quale variabile associare questo oggetto? Attiva allarme. Questo pulsante attiva allarme. Ok, così abbiamo completato questo affare, sembrerebbe. Però, come avete visto nella presentazione, questo tasto nella mia presentazione non aveva il testo, ma aveva un'immagine. Quindi possiamo creare un testo oppure grafica.
ma per la grafica devo prima aver caricato una grafica, quindi per adesso lo lascio così e andiamo a cercare la grafica adatta. Vado su grafiche, chiudo di nuovo queste finestre. Ok, infrastrutture. Andiamo su questa cartella, navigazione o navigate and operate, buttons and icons, blu-ray. Vado a scorrere. Cioè, come fai a saperla che sono qua? Perché l'ho usato altre volte queste immagini. Eccola qua la mia bella immagine. Immagine. Posso ovviamente anche ingrandirla. Ottimo. Adesso vado su text. Ecco qua le proprietà del pulsante, gli dico grafica. Sono andato sulla pagina base, ho ricliccato nel punto sbagliato. Ecco qua pulsante. Prova da te. Eccolo qua su grafica, tasto scelta rapida nessuno, grafica. Grafica se il pulsante non premuto. Faccio così un attimo. Vediamo. Grafica 1. Questo qua. Grafica 1. Ok, grafica se il pulsante è premuto. In modo che lo veda sempre. Dai, apriti. E così mi sono creato un pulsante con grafica. Questo adesso posso anche toglierlo. Posso anche dargli un colore di sfondo. Vedete che il colore è grigio. Oppure motivo di riempimento, ma andiamo su conformazione. Gli do un colore un po' più blu. Vediamo se questo qua va bene. Forse no, troppo, sembra un po' troppo spara, troppo, eccolo qua. Non è il massimo, ma insomma, dai. Adesso noi sappiamo che questo qui serve per inserire il nostro allarme. Bene, mettiamo altri due pulsanti. Questo qua lo utilizziamo per aprire la porta. Qua pulsante 2 sugli eventi, sempre sul premi, aggiungi funzione. Anche in questo caso è imposta bit con un tasto attivato. La variabile di ingresso deve essere ovviamente quella che mi fa aprire la porta, apri porta. Okay. Per quanto riguarda poi lo sfondo, il colore e tutto il resto, va bene, per adesso lo lasciamo perdere. Facciamo copia e incolla. Lasciamo tutto uguale, cambiamo solo la variabile. Cambiamo la variabile, non apri porta, ma ovviamente è la variabile PLC, tabella delle variabili, e chiudi porta. Ok. Chiudo. E chiudi porta. Infine mi serve un componente di questo tipo. Per visualizzare i secondi,
Mettiamo in centro. Campo io, generale, dietro la collina. La variabile che dobbiamo assegnare è quella che abbiamo chiamato MW qualcosa, tempo di allarme in secondi. Tempo di allarme in secondi che è un'uscita perché visualizza i dati che arrivano dal PLC. Decimale S sta per il segno, troppi numeri. 10 secondi bastano 2. Diciamo così, gli diamo un po' di Okay. Questo è il timer. Adesso ci serve un altro di questo qua che è quello per il codice. Lo scriviamo qua. Questo è il codice. Wow. Dove andiamo a inserire il nostro codice dell'allarme. Codice dell'allarme. Questo qui è un ingresso, perché devo digitare i numeri. Andiamo a scegliere la variabile, tabella delle variabili, l'abbiamo chiamata MV qualche cosa. Eccolo qua, codice. Ok, andiamo a sistemare questi, ci hanno troppi valori, bastano 3, 1, 2, 3. Ok. Andiamo ad aumentare il carattere, 27, lo mettiamo in grassetto, lo mettiamo in centro, un po' così. Gli ultimi elementi che mancano sono le immagini che devono apparire, quello dello smartphone e della sirena, che ovviamente non ho scaricato da internet, quindi se l'avessi scaricata da internet ho semplicemente fatto copia e incolla, l'avrei messa qua. Ma non avendolo fatto, vado a cercare qualche cosa che dia un senso su grafiche. Vediamo se qui trovo qualche cosa. Ecco, metto questo qua che arriva alla telefonata, vabbè, non è che sia proprio il massimo. E poi andiamo a trovare un altro oggetto. Prendiamo qualche oggetto che mi servirebbe una sirena. Non è una sirena, ma la utilizziamo come se fosse una sirena, tanto l'importante è aver capito che ci vogliono le immagini giuste, se non ci sono, facciamo un copia e incolla da internet e le mettiamo lì. A questo punto basta andare sulle proprietà del primo oggetto e vado su animazione. Aggiungi nuova animazione, questa volta uso la visibilità. La variabile come l'ho chiamata? E quella cos'era? La sirena? Vabbè, non ha importanza. O uno o l'altro, tanto si devono vedere tutti e due nello stesso tempo. Sirena? Ok. Voglio che sia visibile quando sono passati i 10 secondi. On. Ok. Invece era il telefono, ok. Questo qua su animazione, aggiunge nuova animazione, visibilità, hook.
quello delle variabili, smartphone, ok. Anche questo voglio che sia visibile. Non sia da 1. Ovviamente avrei potuto usare la logica inversa, metto che non è visibile, ovviamente quando la logica è inversa. Chiudo il tutto, vado a compilare. Compilazione terminata. Mandiamo in simulazione il nostro pannello. Aspettiamo che qui venga fuori l'iconetta del WinCC. Eccolo, possiamo iniziare. Ah, un momento, vedo che l'allarme è già inserito, quindi c'è un errore. Parte già da inserito. Andiamo a vedere un attimo sul main che succede. Sul main, allora questo apri porta, non c'entra niente. Sull'allarme, set reset allarme, vabbè, non c'entra niente. Comando per evitare, memorizza qua 4 e l'allarme deve essere attivato. Quindi questo qua, questo memoria 03 è già attivato. Per quale motivo è già attivato? Allarme attivato perché da subito il 321 lo sposta su introdurre codice. L'introdurre codice me lo mette direttamente sul codice e allora il mio errore dipende da qualche variabile, della variabile probabilmente. Questo lo chiudo un attimo. Ritorno su pagina base, sul codice allarme. Per quanto riguarda le proprietà, non sul codice, ma su inserisci codice. Cosa fai, Antonio? Introdurre codice. Ai ai ai, t'ho beccato un errore. Chiudiamo. Rilanciamo, adesso rilanciandolo dovrebbe trovare la partenza con direttamente il verde, quindi possiamo testarlo. Ancora qua. E ancora in rosso, vabbè, facciamo così. 1, 2, 3. Togliamo. È l'unica casa al mondo che sta con l'allarme. Ci deve essere un piccolo. Devo vedere quale errore sia, ma siccome il video sta durando troppo, per adesso lo lasciamo così. Allora, questa è la condizione di partenza. Apri porta. Ovviamente non parte nessun allarme. Chiudi la porta, altrimenti se ogni volta che apro la porta mi scatta l'allarme, è un problema. Allora adesso invece inserisco l'allarme, apri porta, chiudo porta, anche se mi sono chiuso in casa, ovviamente se non vado a mettere 1, 2 e 3, non tolgo l'allarme. Apri porta. Chiudi porta, ci siamo sempre, metto il mio allarme, eccolo qui, apri la porta, la chiudo, ma non so il codice, sto smanettando, eccetera, eccetera, è difficilissimo da sapere. Dopo 10 secondi, eccolo qua, parte tutto, ovviamente devo rimettere il mio codice. 1, 2 e 3. Ecco, mi incuriosisce però il fatto che parte già con il codice. Vediamo se riesco a risolverlo velocemente. Risolvere velocemente possiamo anche provare a fare così. Chiudo un attimo.
Ok, vado a rilanciare il tutto. Ecco, questa volta invece di mi trovo il codice di allarme 0. Apri porta, chiudi porta, inserisci l'allarme, apri porta, vado a mettere 1, 2, 3. Ok. Va bene. E allora, per chiudere qua il discorso, diciamo che la prima volta era per... Il tecnico stava provando l'allarme, poi una volta provato funziona. Vi ringrazio per la visione e il tempo dedicato alla visione di questo video, spero che sia stato interessante. Se trovate come migliorarlo, fatemi sapere, accetto i consigli di tutti perché così ci si migliora. Vi auguro una buona continuazione con la vostra navigazione su YouTube, cercando di trovare qualcosa che vi interessi. Vi saluto e arrivederci al prossimo video.